Spettatori ben ritrovati. Professione docente di novembre, diretto da Renza Bertuzzi, si occupa in questo numero del documento La buona scuola di Renzi. La redazione analizza i nodi principali del documento, con il contributo del Centro Studi Gilda e dei professori Giorgio Quaggiotto e Rosario Cutrupia. Le prossime elezioni RSU del 2015 trovano spazio in prima pagina con due articoli. Uno del coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, dal titolo RSU 2015 ci saremo, grazie colleghi, e l'altro di Renza Bertuzzi, scontro frontale con i sindacati, un fuoco vero. Sempre Renza Bertuzzi, a pagina 6, approfondisce il progetto del governo di indebolire la funzione sindacale. Nella seconda pagina i comunicati stampa della Gilda, contro la consultazione online sulla buona scuola, la valutazione dei docenti in bassi centrica, la richiesta di trasparenza delle domande di pensione dei salvaguardati legge 104 e sull'esame di maturità. A pagina 3 Gianluigi Dotti invita i lettori a partecipare al sondaggio sulla buona scuola promosso dalla Gilda, cliccando sul sito nazionale gildains.it o su gildatv.it. Sempre a pagina 3, la raccolta delle firme per sbloccare il contratto della scuola, promossa dai 5 sindacati più rappresentativi, CGL, CISL, UIL, SNALS e FGU Gilda. La buona scuola che vorremmo, e questo è il titolo del convegno nazionale della Gilda tenutosi a Roma il 6 ottobre scorso. A pagina 4 il resoconto di Esther Trevisan e su Gilda TV i video. Pagina 5 è dedicata alla presentazione del documento approvato all'unanimità dall'Assemblea Nazionale dei Delegati Gilda il 5 ottobre dal titolo La buona scuola, una riflessione da parte degli insegnanti. A pagina 7 la redazione mette in luce quali sono i piccoli e grandi motivi per presentare i candidati RSU nella lista FGU Gilda. Rosario Cutrupia, a pagina 8, esamina le tabelle degli stipendi e della carriera presenti nel documento La buona scuola di Renzi. Cutrupia evidenzia con precisione che i compensi dei docenti riportati nelle tabelle di pagina 49 e di pagina 55 non corrispondono alla realtà. Come rigirare i docenti con una partita di giro di Gianluigi Dotti, a pagina 9, mette a nudo un'altra mistificazione del documento La buona scuola, che prevede di finanziare l'immissione in ruolo di 148.100 docenti precari con i soldi degli scatti di anzianità e i compensi delle supplenze. Quale valore possa avere la competizione tra i docenti per ottenere una buona scuola? Se lo chiede Giorgio Quaggiotto a pagina 10, nell'articolo Il merito degli insegnanti e gli insegnanti e il merito. Nell'articolo Teste ben fatte come di Fabrizio Rebeschek a pagina 11 viene affrontato il tema della formazione dei docenti, che non insegnino solo un sapere codificato, ma modi di pensare, metodi di lavoro e abilità. Infine, a pagina 12, l'articolo di Esther Trevisan sul corso di formazione sindacale promosso dalla Gilda il 2 ottobre scorso a Roma. Questo è tutto, un saluto da Gilda TV. Arrivederci!